Buonasera e bentornati o benvenuti a tutti sul canale. Questo sarà un video haul un po' diverso dai soliti perché non mi mostrerò io, anche perché non sono molto in forma e non mi sento di mostrarmi stasera, ma voglio mostrarvi, che direi che è la cosa principale, il mio haul da Look Fantastic e da Yves Rocher. Allora, partiamo da Yves Rocher e in questo sacchettino ho preso, allora, un'acqua micellare, questa della linea Hydra Vegetal, e acqua micellare struccante 2 in 1, che sono curiosissima di provare. La mia che sto utilizzando ora è quasi finita, quindi ho deciso di prendere questa e di provarla. Poi ho preso uno scrub corpo, questo esfoliante, direi all'albicocca, allora sì, polvere di albicocca per tutti i tipi di pelli, granuli 100% vegetali senza parabeni. E questo mi ispirava veramente tantissimo e dato che avevo bisogno di uno scrub ho deciso di prenderlo. E poi in omaggio mi è stata data questa crema mani, questo balsamo mani con arnica, balsamo mani antifreddo. È veramente carina, non vedo l'ora di provarla, magari poi vi farò una recensione proprio di questi prodotti. Invece, per quanto riguarda Look Fantastic, nel frattempo ci tenevo a farvi vedere che qua sopra ho il mio bellissimo diffusore di Aida Diffuser. Ho preso, allora, innanzitutto, come avrete notato, il calendario dell'avvento, che ormai qua su YouTube vedete in tutte le salse. Ho deciso di prenderlo anch'io e, anche se tutto ormai sappiamo che cosa c'è all'interno, andremo ad aprire giorno per giorno a dicembre con un mini vlogmas ogni casellina, anche perché mi deve arrivare il calendario dell'avvento della Degusta Box, quindi praticamente faremo l'apertura dei calendari dell'avvento insieme ed è bellissimo e non vedo l'ora di iniziare, perché anche se ho già visto che cosa contiene è sempre una sorpresa. Poi sempre sul sito di Look Fantastic ho preso la Beauty Blender della Real Techniques, aspettate che metto a fuoco questa qua perché è più piatta da una parte, praticamente per facilitarmi con l'utilizzo del fondotinta. Poi ho preso un ombretto di MAC che pensavo in realtà fosse più lilla da quello che sembrava dal sito, invece non lo è molto, ma comunque carino lo stesso. Si chiama, allora aspettate che ve lo dico, Shale Satin. E la colorazione, ora ve lo faccio vedere se riesco ad aprirla, perché con una mano ho il telefono e con una devo aprire le cose e non vorrei mi cadesse. Allora, eccolo qua, ed è questo, che in effetti ha del lilla, ma io me l'aspettavo proprio lilla. Aspettate che... Allora, l'ho aperto e sì, ha un violetto, proprio che sul lilla è un viola malva, un pochino più scuro, però comunque andrò a provarlo e vediamo com'è. E poi, sempre di MAC, ho preso la cipria, la polvere della MAC Mineralize, nella tonalità Light Plus, perché ero curiosissima di provarla. Andiamo a aprirla insieme, eccola qua. E la cipria è lei, come vedete è proprio la MAC Mineralize, ero troppo curiosa di provarla quindi l'ho presa, perché comunque su Look Fantastic a volte ci sono dei belli sconti. E nulla, questo è tutto il mio haul Look Fantastic e Yves Rocher. Allora, apriremo il calendario insieme a quello dell'avvento di Degusta Box. E nulla, io spero che questo haul vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Naturalmente vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un like di supporto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!